In questa festa della Sacra Famiglia appare il cuore e il fondamento della famiglia, la famiglia cristiana secondo la volontà di Dio. E questo cuore, questo fondamento è l'obbedienza. Obbedire, ob audire, in latino significa porgere l'orecchio per ascoltare. Allora, qui capiamo una cosa che tanto scandalizza le femministe, tanto scandalizza la nostra mentalità influenzata dal mondo, che è dominato dal demonio, che vuole distruggere la famiglia. Quando si dice mogli siate sottomesse ai vostri mariti, non sta dicendo state lì come oggetto di cui il marito può fare quello che vuole, o state sottomesse perché siete inferiori. No, sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo mettetevi sotto la protezione, sottomettere, mettere sotto la protezione, che poi è il senso autentico del verbo usato in greco, sotto la protezione di vostro marito, perché vostro marito, come Giuseppe, ascolta costantemente la parola di Dio e obbedisce. Quindi i figli obbediscono ai genitori che obbediscono alla volontà di Dio, e questa è la famiglia. Poi possiamo mettere tante tante altre parole, ma il cuore della famiglia è l'obbedienza, perché l'obbedienza significa che tutti i membri della famiglia, marito e moglie, genitori e poi i figli, sono sempre in ascolto del Signore, sono sempre in ascolto della parola di Dio. Dove non si ascolta parola di Dio non c'è famiglia cristiana. Impossibile, perché la fede viene dall'ascolto, perché solo l'ascolto della parola di Dio, cioè della voce di Dio, può dire a un padre cosa fare e cosa dire al figlio, o anche quando stare zitto. Così alla madre, quando e come dire le cose ai figli, in tutti i momenti della loro vita, quando crescono, quando sono piccoli, come fai a rispondere ai tuoi figli? Come fai a sapere qual è l'atteggiamento giusto da avere? Viene tua figlia che ti chiede, per esempio, sulla sessualità, sui rapporti con i ragazzi, eccetera. Come fai a rispondere? Come fai a dire le parole giuste? Se hai dentro la parola di Dio che risuona, perché altrimenti non è possibile. Ci stanchiamo e stiamo male. Vale anche per i preti con le persone, la stessa cosa, perché vogliamo capire e pensiamo di poter dire le nostre cose secondo i nostri criteri, secondo i nostri modi di vedere, e lì falliamo sempre, perché ci sono dei momenti in cui davvero non hai risposta, e anche quando ce l'hai ti rendi conto che non è quella che aspettavano i figli. Ora certo, tutto questo sta dentro la nostra debolezza, per cui gli errori sono tantissimi, i genitori fanno tanti errori, ma il cuore di tutto, per le cose serie, quelle importanti come appare oggi nel Vangelo, è l'obbedienza che viene dall'ascolto. Lì non fallisci, lì se hai la certezza che Dio ti dice alzati, prendi il tuo bambino e vai in Egitto perché Erode vuole ucciderlo, tu metti questa famiglia in una precarietà totale e la fai andare in Egitto. Fai cose assurde se tu hai questa intimità profonda con il Signore, che avviene nella Chiesa. Per questo, per essere sposo, sposa, per essere padre e madre, solo abbiamo un luogo, che è la comunità cristiana, dove si ascolta la parola e dove soprattutto la parola non è un eco di quello che vogliamo sentirci dire. Per questo abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno della comunità nella quale ascoltiamo l'autentica parola di Dio, non quella che noi immaginiamo sia la parola di Dio. Allora vedi che la moglie non è inferiore, oh, le mogli sottomesse, questo è quello che dice la Chiesa, misogena, che vuole le donne sotto gli uomini. Non è vero niente, assolutamente nulla. Piuttosto il dire state sottomessi ai vostri mariti, più che una cosa che si dice alle donne, è una cosa che si dice ai mariti. A parte che subito dopo infatti dice e voi mariti date la vita per le vostre mogli. È chiaro, io mi metto sotto la protezione di un marito che è responsabile, ma la responsabilità non è secondo i criteri e la forza umana, ma nella misura in cui ascolta la parola di Dio. Giuseppe nel Vangelo appare come uno che ascolta costantemente la parola e fa quello che dice la parola. Punto. Questo è un marito e un padre, e la moglie attraverso suo marito ascolta e obbedisce, e insieme insegnano ai figli a obbedire. Mai un figlio potrà obbedire se non vede i genitori obbedire. Poi certo i figli sono ribelli come tutti noi, quindi disobbediranno anche se i genitori obbediscono, ma una cosa sicura è che mai un figlio potrà obbedire a Dio, alla volontà di Dio, alla storia, ai fatti, se vede genitori che non obbediscono, se vede genitori che la cui unica preoccupazione vera è ascoltare la parola di Dio, cioè cosa mi stai dicendo Signore? Cosa devo dire adesso a mio figlio? Cosa devo fare? Non so, una circostanza troppo difficile per me,
Se vedono genitori che stanno sempre orientati a Dio, anche loro saranno orientati. Proprio per questo atteggiamento di Giuseppe, Gesù obbedirà sempre alla volontà di suo padre. Metti quel Vangelo di oggi e metti la vita di Gesù sotto. Vedrai che è stata la stessa. Dice Gesù, nel Vangelo di Giovanni, io non sono mai solo, io non faccio mai niente di quello che io penso. Ma come mi dice mio padre, così faccio e così dico. Dice Gesù, e questo nella sua umanità lo ha imparato da Giuseppe e da Maria. Questo è trasmettere la fede, perché la fede è obbedire, perché soltanto chi ha un'esperienza che Dio esiste, cioè che esiste il cielo, che esiste qualcosa oltre il mio modo di pensare, oltre queste misure che ci sono sulla terra, queste parole che ci sono sulla terra, questi criteri che ci sono sulla terra, questa economia che c'è sulla terra, questa salute che c'è sulla terra, cioè oltre quello che c'è sulla terra c'è il cielo, cioè c'è Dio, c'è il suo regno. Allora se io ho fede posso obbedire, anche se per un uomo quello che mi dice Dio è assurdo, anche se quello che mi sta dicendo Dio attraverso la sua volontà esce fuori dai miei schemi, esce fuori da quello che io penso. Questa è la fede obbedisce. Per questo chi obbedisce e vive secondo la volontà di Dio è già un segno del cielo, non si può corrompere quell'amore. Guardate, dov'è che c'è divorzio? Dov'è che l'amore tra un marito e una moglie si corrompe? E spesso anche con i figli, perché poi una famiglia che si divorzia, per quanto possa dire che vuole bene ai figli, i figli sono stati messi sicuramente da una parte. Prima c'era il mio benessere, prima c'era il mio godimento, la mia pace, poi i figli che vadano da una parte all'altra, quello, ma io voglio un bene dell'anima, e cominci a fargli regali eccetera, no? Dove non c'è obbedienza sicuramente c'è un amore che si può corrompere. Dove il padre e la madre obbediscono a Dio e si obbediscono tra loro, è impossibile che quell'amore si corrompa, impossibile, perché è già un amore che ha fatto il salto, è già un amore celeste, un amore che va oltre la carne, oltre il piacere, oltre il soddisfare le proprie concupiscenze. È un amore così forte che entra anche dove non è facile, dove non si può, dove la nostra carne non entrerebbe, nella croce. Allora un amore che obbedisce sino alla croce, cioè a entrare nella volontà di Dio, non si può corrompere, è già un amore celeste, è già un amore che fa presente il cielo. Allora c'è rispetto, c'è perdono, c'è disponibilità eccetera. Tutto questo viene attraverso l'ascolto. Per questo una sacra famiglia come quella di Nazareth è una famiglia che ascolta la parola. Per questo al centro c'è l'ascolto, al centro c'è la parola di Dio, al centro c'è la preghiera, prima di ogni altra cosa. Chiediamo a Dio che ci conceda questo nella nostra vita, nelle nostre famiglie.